Pallone in verticale, Crescenzo prova a chiudere il triangolo, Crescenzo ingresso in area diagonale, la sblocca subito il Casalotti, 0-1. Fa vedere Ferri, Pastorelli va in verticale, Canco a letto e lo ha fatto bene. E ancora Roma, Fofi cerca il destro, glielo concedono, grande risposta di Manni che si appoggia verso Fofi, perde palla il numero 7, c'è Blandino. Poi Manetta alza il campanile, duello tra Alonso e Lonzi e Colacicchi. E poi la conclusione da fuori tentata da Sevieri. Sevieri allarga il gioco sulla destra, pallone arretrato per Blandino. Galantini che spedisce direttamente in fallo laterale. Arriva lì. Mariani prova a toccare per Fofi, ha letto bene la difesa del Casalotti. Colacicchi rischia tantissimo, Colacicchi, Crescenzo gliela porta via e calcia Galantini con il metà campo offensiva, anche Cancu. Tutta la Roma nella propria area di rigore, va Crescenzo, raso terra la deviazione, Casalotti a un passo dal raddoppio. Si complica un po' la vita, infatti perde il pallone Alonzi, vicino a lui c'è Crescenzo, allarga adesso Alonzi, Crescenzo, pallone dentro, ancora il Casalotti e qui si salva la Roma. Invio di Manni, duello tra Alonzi e Colacicchi, Crescenzo al volo, se la ritrova lì Galantini. Pallone lungo per Fofi, adesso non ci sono i centimetri di Egangia Aurore, attacco più leggero, Colacicchi decisivo, Alonzi e poi Galantini con i piedi, grande occasione. La copertura di Gianmaria. Crescenzo, Alonzi, si chiude il triangolo e poi piano piano Crescenzo fa doppietta, 2-0 Casalotti. Alonzi e Matarazzo sul pallone. Parte Alonzi, la conclusione con il destro, la insacca all'angolino, 3-0 Casalotti. Prova ad impostare il portiere, non benissimo Galantini, allora Alonzi rientra sul destro, prova a saltarli tutti, finisce a terra ma non c'è nulla secondo l'arbitro. Fofi poi calcia, pallone alto, apertura poi Fofi con la Cicchi. Ferri di prima per Egangia Aurore, ha capito tutto Sevieri, pallone in profondità per Alonzi che calcia, Galantini si salva e poi il tapin di Crescenzo, miracolo di Galantini. Palla il Casalotti, Ferri, Cancu, anticipo netto, attenzione perché è scoperta la Roma, 3 contro 2 Galantini e poi Alonzi, non inquadra lo specchio della porta. Mariani fa respirare la Roma allargando sulla destra, Colacicchi ci prova, Manni si fa trovare pronto, Galantini si gioca ormai da parte a parte, Mariani sulla sinistra cerca il destro, l'imbucata per Fofi, finisce a terra Cancu e la riapre Fofi, grande guizzo, 3-1. Regolarmente e bene da Cancu. Attenzione alla ripartenza del Casalotti, Crescenzo sul secondo palo c'è la penna, imbucata per Alonzi, eccolo il quarto gol del Casalotti che blinda questa gara. Desideri, l'anticipo di Gianmaria, Mariani, sterza il numero 8, ricomincia Ferri, salta il primo avversario, calcia, traversa Crescenzo, Alonzi con il tacco, rischia la difesa della Roma, Crescenzo colpo di tacco e poi il tap in, facile facile di Crescenzo che probabilmente la chiude qui, si attende soltanto il triplice fischio dell'arbitro, eccolo qui, vince 5-1 il Casalotti che raggiunge la semifinale scudetto.